non vomitare! Non vomitare, ti prego. Maya? Maya? Dove vai a vomitare? Vai a vomitare sul tappeto, mi sembra. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo rispondere a un video tag che mi ha taggata Eleonora Mellons e si chiama Hot or Not Tag. Quindi direi di cominciare subito con la prima domanda. Ragazzi con i capelli lunghi. Allora, dipende, naturalmente c'è chi stanno bene e chi non stanno bene, però preferisco di no. Domanda numero 2. Ragazzi con gli anelli. È una cosa che sinceramente non ci faccio molto caso agli anelli, cioè non mi danno fastidio, quindi direi hot. Domanda numero 3. Ragazzi sicuri di sé. Non so cosa rispondere perché direi che troppo sicuri di sé e not, perché dopo naturalmente esagerano e quindi non mi piacciono tanto. Però insomma neanche troppo timidi, ecco, quindi una via di mezzo. Ragazzi con il gel, not, dopo sono tutti sporchi i capelli, quindi not. Ragazzi con gli addominali, hot. Non esagerati però, cioè è una mia, una cosa giusta. Ragazzi alti, hot. Ragazzi con i piercing, non mi fanno differenza, però preferisco not. Ragazzi che guardano il pavimento, sinceramente io non sono una che guarda facilmente dritta negli occhi delle persone perché non lo so, sono timida, mi vergogno e trovo difficile questa cosa, però so che è meglio non guardare sempre il pavimento, quindi se fosse su un ragazzo direi not. Ragazzi che fanno regali, hot, assolutamente, non perché voglio approfittare o robe così, però insomma anche un pensierino basta, cioè alla fine è appunto il pensiero che conta, anche se non so, è tipo un sasso preso da una strada, mi va più che bene, non importa, l'importante è il pensiero e l'amore che ci hanno messo. Ragazzi con le fossette. Io ho un debole per i ragazzi con le fossette, quindi direi assolutamente hot, con 10.000 punti esclamativi. Ragazzi con i tatuaggi, hot, però non, cioè, non la trovo una cosa indispensabile, quindi non mi fa alcuna differenza, però vabbè, hot. Ragazzi con i baffi, not, assolutamente not, è una cosa disgustosa. Ragazzi con buoni gusti musicali, hot, direi proprio hot. Poi se ha dei miei stessi gusti musicali ancora meglio, ma insomma basta che non mi ascoltino cose come, senza offesa, Gigi D'Alessio, insomma musica italiana di questo genere non mi piacciono neanche un po'. Ragazzi che sanno cantare, hot. Ragazzi che sanno suonare, hot. Ragazzi coi capelli rossi, not, però poi dipende, ci sono, come sui ragazzi biondi o mori, ci sono quelli carini e quelli non carini, insomma sono gusti. Io preferisco, non mi fanno impazzire, però magari c'è l'eccezione e allora hot, però in questo momento not. Capito? Ragazzi depilati, not, basta che non sono scimmie, perché ne ho viste tante tante di scimmie nel centro estetico dove lavoravo, quindi naturalmente dipende. Ragazzi protettivi, hot, basta che non sia troppo, che ti controllano qualsiasi cosa tu faccia. Ragazzi magri, hot, ovviamente non troppo magri. Ragazzi con le mani grandi, ho anche una fissa per le mani. Io guardo, la prima cosa che guardo nei ragazzi, in chiunque sinceramente, sono le mani. Ho una fissa per le mani, tipo con gli Harry Styles, ma vabbè. Quindi direi
hot. Ragazzi con un buon profumo, hot. Ragazzi a cui piace leggere, hot. Ragazzi che ti scrivono spesso, hot. Però insomma non che ti assillano, ecco. Cioè tipo, dove sei, cosa stai facendo ogni secondo? Calma, lasciami un po' di spazio. Ragazzi che tendono a litigare, not, perché io vorrei stare tranquilla e odio litigare con chiunque. Ragazzi che mangiano poco, not. Cioè dopo vabbè dipende, se uno più di quello non riesce a mangiare non posso mica costringerlo a mangiare altro, sono poverino, cioè. Però che mangiano poco per magari la linea e roba, no, mangia, non ho problemi. Ragazzi che baciano sulla fronte, hot, perché penso sia una cosa dolcissima. Rose striscione a San Valentino. Oddio, cioè vabbè, a me non piacciono cose troppo grandi, troppo evidenti. A me basta anche solo che si ricordi il fatto che è San Valentino e magari, insomma, anche se non ci tengo sinceramente tanto San Valentino, non lo trovo una cosa importante. Alla fine se ami una persona la ami tutti i giorni. Non so neanche io se come rispondere. Hot, diciamo hot, perché alla fine è una bella cosa se lo fanno. Ultima domanda. Appuntamento di gruppo. Per il resto del gruppo sono, cioè, persone single, not. Perché magari ci sono le galline che ci provano e not, grazie, not, not. Però insomma se sei già tra fidanzati alla fine ti diverti, quindi direi hot. Bene, le domande sono finite. È stato particolare questo tag, soprattutto per me che non ho mai avuto un fidanzato o roba del genere. Però alla fine, cioè, un pensiero su un ragazzo che mi piacerebbe avere ce l'ho già, ovviamente. Quindi è stato divertente. È stato divertente, ma che divertente. Oh, ma che cazzo, non riesco a parlare. Divertente. È stato divertente rispondere a queste domande. E taggo Gloria Siviero, Giulia Giannis, Lem Elix, Charlie Wea e Sale Fangirl. Se non l'avete già fatto, ma so che non l'avete ancora fatto, quindi fatelo assolutamente. Il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un bel like come al solito. Se volete lasciare qualche commento qua sotto. Ricordatevi di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Stop!